Buongiorno a tutti ragazzi, qua Albe che vi parla come sempre, siamo tornati oggi con un nuovo video, di nuovo su Robino Omega con il secondo episodio, vestito sempre uguale, ovviamente sempre con l'AirPods perché sto ancora guardando la Formula 1, quindi non perdiamoci in chiacchiere e passiamo direttamente in gioco. Fai attenzione e se hai bisogno di qualcosa torna a casa, vai e accappali tutti. Certamente mamma, andiamo immediatamente. Ehi Gina, vieni qui, quella che spunta dall'erba è un Pokémon che si nasconde, senza grande successo a dire il conoscere delle mosse rare, ok, siamo leggermente pascolosi. Puttana di piedi, ok. Coraggio, ancora un piccolo sforzo. Abbiamo clamorosamente trollato, dato che sono sull'emulatore e non so se posso muovermi in maniera lenta oppure no. Mannaggia, a chi so io? Ok, perfetto. Siamo riusciti a fissare il tutto e adesso mi va anche piano. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ok, però abbiamo balzato clamorosamente il Pokémon. Ok, in teoria adesso possiamo passare di qua, esatto, perché ha appena finito di analizzare le tracce. Quando appaiono così, in teoria dovrebbero avere delle mosse speciali. Vediamo. Andiamo a catturare questo Zigzagoon che non mi ispira tantissimo come Pokémon, ma... 1, 2, 3. Catturato. Yes, perfetto. Zigzagoon. Che andremo a chiamare semplicemente schiavo. Perfetto, ecco qua che lo schiavo entra a far parte del nostro team. Vediamo se lo riusciamo a catturare immediatamente. Perfetto, catturato Seedot. E lo chiameremo Ghianda, perché effettivamente sembra il culetto di una ghianda. Che fantasia, si chiama anche Pokémon Ghianda nel Pokédex. Vediamo un ragazzino qua. Io sono piccolino, quasi scompaio nella ruota. I fili d'erba mi entrano nel naso. E ciù, salute. Ehi, eccoti qui. Oh no, dovremmo combattere di nuovo. Cosa ha visto? Oh, guarda, non stavo capendo. Vedevo che guardava il nulla, fattissimo. Non so come dire, ma vedere cosa mi piace è stato emozionante. Bene, siamo quasi arrivati a Petalipoli, Norman. È tuo padre, vero Gina? Mi piacerebbe tanto sfidarlo. Va bene, vai a sfidarlo. È stata una lotta davvero avvincente. Torna a sfidarmi quando vuoi, non vedo l'ora di lottare di nuovo. Questo qua in teoria dovrebbe essere nostro padre? Esatto. Allora, come andate con il trasloco? Tutto bene? Dai, su. Ci fa entrare in palestra e vediamo cosa ci dice. Sei riuscita ad arrivare fin qui con le tue sole forze. Va bene, vedo che hai portato la tua squadra di Pokémon. Suppongo che tu voglia diventare un allenatore come me. Sono impaziente di scoprire come te la caverai. Per avere un Pokémon potrebbe aiutarmi? Chi è arrivato? Tu devi essere lì, vero? Andrò a trovare i miei parenti a Mentania e temo di sentirmi solo. Quindi vorrei portarmi un Pokémon. Però non ho mai catturato un Pokémon e non so come fare, capisco. Accompagna Lino a catturare un Pokémon. Accompagniamo Lino. Lino riceve il fantastico Zigzagoon delle Pokéball e tocca a noi scortarlo fino a prendere i Pokémon. Ok, grazie. Ha finalmente finito di catturare sto cazzo di Pokémon. E torniamo dietro al nostro padre. Noi gli diciamo, wow, siamo dei bravissimi allenatori e gli abbiamo fatto catturare un Pokémon. Siamo nel chill, siamo bravissimi, fortissimi e fantastici. Ecco il mio consiglio. Per prima cosa dirigiti a Ferrugiopoli, la prossima città. Lì devi sfidare la capopalestra Petra. Dopodiché vai in altre palestre e sconfiggi capi palestra. Devi vincere le medaglie, hai capito bene? Anch'io sono un capo palestra. Quindi, Gina, un giorno ci sfideremo. Se non sbaglio è molto più avanti lui, adesso non mi ricordo bene, ma è abbastanza più avanti. Ok, a casa di Lino non c'era niente di interessante. Direi di andare avanti, percorso 104. Tailow! Tra l'altro era anche un Pokémon nascosto, quindi proviamo a catturarlo immediatamente con la Pokéball e vedere che mossa interessante c'ha. Trovato? Yes, Tailow! Che andremo a chiamarlo Picchiarello. Ok, eccoci qua nel bosco Petalo. Io direi che ve lo schippo tutto veloce veloce e ci becchiamo immediatamente fuori. Ti avevo teso una trappola, ma hai perso tempo a girare per il bosco Petalo, vero? Mi sono stufato di aspettare ed eccomi qua. Ehi tu, ricercatore della Devon, dammi quegli appunti. E tu cosa vorresti fare? Non vorrei mica proteggerlo. Chiunque si mischi a fare nel Team Magma finisce male, anche se si tratta di una bambina. Direi che andrà via abbastanza in fretta il pochiena del Team Magma. Così è, a occhio e croce. Picchiarello intanto sarà a livello 9. Attacco rapido. Molto bene, molto bene. Certo che è proprio del fegato a intrometterti negli affari del Team Magma. Forza, voglio la rivincita, o meglio, mi piacerebbe, ma purtroppo non ho più Pokémon. Sei un coglione allora. Ci è mancato un pelo, grazie a te i miei preziosi punti sono salvi. Per ringraziarti voglio farti un regalo. Condividi esperienza, ce lo danno subito. E ci rimette anche in sesto la squadra, grazie mille ricercatore. Quel tempistello del Team Magma ha detto che era a ricerca di qualcosa a Ferrugiopoli. Perfetto, va bene, quindi andremo a Ferrugiopoli a vedere di che cosa sono in cerca i ragazzi del Team Magma. Ah, ok, qua funziona in modo diverso il condividi esperienza. Prima lo si doveva dare a un Pokémon, invece adesso lo si dà automaticamente a tutti l'esperienza. Ah, ok, 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 molto interessante. Bello, 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 meglio.
ecco qua il tipo del Team Magma che ci spiava. Qui la scheda di ricognizione sul campo Petalipoli, passo. Magma tenente Rossella, purtroppo ho delle brutte notizie, la missione è fallita, c'è stato un imprevisto. Continueremo le indagini sulla fonte di energia rilevata. Certo che quella ragazzina è un'allenatrice davvero in gamba. Grazie, grazie, grazie mille. Ed eccoci qua finalmente a Ferrugipoli. E arriva qua Brandon. Sì, sono arrivato anch'io, stupido. Veramente una città enorme, molto più grande di Albanova. Grazie al cazzo, Albanova è un buco di culo. Ci sono due case in croce, quella lì è la palestra. Però direi che la possiamo fare al prossimo episodio. Anche per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per averlo visto, un bacione, un salutone. E ci becchiamo con il prossimo, ciao a tutti ragazzi.